Le ragazze di Pantaleoni, ben consapevoli del valore delle avversarie, in classifica 5 gradini più in basso, hanno affrontato Ospitaletto. Spalti del Palaking gremiti con la presenza ingradinata dell'arbitro internazionale il ferrarese Giorgio Niani. Al termine di una gara tiratissima è arrivata la seconda sconfitta al tie break per la Libera Fruvit, che però mantiene la prima posizione in coabitazione con Vorbarno a 17 punti. Partenza con gioco veloce, potente da entrambe le squadre, sino al primo time out tecnico, 8-3. Da segnalare due ace di Tosi e Ferroni e due punti di Coltro. Il sestetto di Pantaleoni allunga, 10-5 con mani fuori di Bolognesi. L'Ospitaletto reagisce con grinta e determinazione, sino a portarsi sul 12-12. Anche Libera non molla, gioca punto a punto fino alla seconda interruzione, 15-16. Al rientro in campo le padrone di casa completano un filotto di 4 punti con Battistella, Coltro ed Ace di Ferroni, mentre le avversarie sbagliano in battuta, ma il loro attacco è quasi impeccabile e si va sul 21-20. Pantaleoni sostituisce Bolognesi con Tosi, Libera deve inchinarsi a due ace consecutivi, ma riagguanta il pari con Ferroni, 23-23, e si aggiudica il parziale grazie ad un ace di Tosi seguito da una schiacciata di Battistella. Nel secondo set stessa formazione, con Tosi in sestetto. Prima interruzione sull'8-4. Al rientro un grintoso Ospitaletto recupera, punto dopo punto, fino al sorpasso, 10-11. Un fallo di formazione riporta il match in equilibrio. Il muro delle ospiti però si fa invalicabile, si va alla pausa tecnica sul 13-16. Errori in difesa, alternati a belle giocate, portano le polesane sul 21-22, con Ferroni che passa di potenza in mezzo al baluardo lombardo. Entra Bolognesi per Battistella, un ace di Zamberlan porta al pareggio, 23-23. Ospitaletto non ci sta e chiude il set murando Tosi. Formazione confermata al rientro del terzo parziale. Le bresciane partono bene, ma Libera recupera, si va sul 4-4, poi sale in cattedra Tosi. Una pipe e tre ace e più una bella schiacciata di Battistella consentono alle padrone di casa di prendere il largo, 10-5. Ospitaletto recupera grazie al muro e dalla numero 13 Pionelli, che gioca al limite della perfezione e riagguanta il pareggio, 11-11, con l'errore di Zamberlani in battuta immediatamente sostituita da Tofanin. Dal 14-12, errore in battuta delle avversarie, Libera piazza un parziale di 8-0, 22-14. Poi un bel primo tempo di Coltro, Ferroni recupera una palla difficile che Ferrari alza per Tosi, che la sbatte giù, e chiude il set, sempre Tosi, con un bel muro. Nella quarta frazione affiora qualche segno di stanchezza su entrambi i fronti. Parte l'Ospitaletto con due ace. Prima interruzione tecnica 8-7. Il 10-10 arriva con una pipe di Tosi. Poi il buio fino all'11-16. Libera prova a recuperare e con difficoltà si riavvicina, 21-23. Pantaleoni gioca la carta bolognesi per Coltro in battuta. Arriva il 23 pari con ace di Battistella, ma Ospitaletto chiude. L'inizio del tie break all'insegna dell'equilibrio, parità sul 5-5 quando entra Bolognesi per Battistella. Negrato sbaglia la ricezione, le bresciane la battuta e si cambia campo sul 7-8. Impatta Ferroni, poi le lombarde allungano, l'ultimo sussulto polesano giunge grazie a Bolognesi, 12-14, ma non è sufficiente e cade l'imbattibilità interna con l'ultima sconfitta al Palaking che risaliva al 5 febbraio. Gioiscono invece per il primo successo stagionale le ragazze della prima divisione, che sono andate ad imporsi 3-1 sul campo della Venga Rovigo.